È in fase di abbattimento il muro perimetrale eretto nel 1974 in prossimità del carcere mandamentale di Rometta, che era stato costruito con l'idea di poter riaprire la struttura dopo che per circa un secolo aveva ospitato diversi detenuti. L'enorme muro di cemento armato in pieno centro storico nell'incantevole zona araba ha creato nel corso degli anni vari problemi ambientali e architettonici e ultimamente era diventato anche molto pericoloso per i numerosi calcinacci che cadevano sui vicoli che lo circondavano. Oggi con la demolizione si pensa a risanare uno dei luoghi più belli della Sicilia e ridare luce e vita ad un luogo storico. E finalmente stiamo dando un pochino di decoro e di rispetto a quella che era la nostra storia e la nostra cultura, perché questo obbrobrio nasce all'interno di un agglomerato che era la parte più antica di Rometta, perché l'agglomerato arabo. Finalmente stiamo cercando di eliminare questo obbrobrio che ha sostituito purtroppo un vecchio monastero del 1500 con un progetto di ristrutturazione demolendo e costruendo questa parte in cemento armato. Tra l'altro darà anche tanto respiro alle case vicine. Sì, darà finalmente anche la possibilità di avere, sotto l'aspetto igienico-sanitario per le abitazioni che circondano questi piccoli vicoli, di avere più luce e più aria, giustamente per dare rispetto appunto a quelli che sono gli aspetti igienico-sanitari e quindi una migliore vivibilità dei cittadini che in questo momento vivono questa zona. Un aspetto molto importante è anche quello che sarà valorizzato ancora di più questo centro storico. Sì, questo è uno degli obiettivi che l'amministrazione Merlino si è sempre prefissa di fare, cioè recuperare il centro storico anche con la demolizione, forse impopolare, credo, di queste opere mastodontiche, peraltro incompiute, non hanno mai avuto una loro funzionalità. È contento di questa operazione, abbattere questo muro? Personalmente, e penso tutti quelli che abitiamo qua, sì, anche perché un conto è affacciarsi al mattino dalla finestra e vedere i muri, un conto è domani affacciarsi dalla finestra e vedere un po' di spazio, un po' di libertà. E che il sindaco Merlino, quando si mette in testa una cosa, non è, lui a dicembre l'ha pensato, siamo alla fine di gennaio, all'inizio di febbraio già sta facendo tutto. E che quando punta un obiettivo difficilmente lui se lo lascia scappare.